cosa? Una diretta di domenica pomeriggio. E certo. Passiamo un po' di compagnia con le persone. Abbiamo un gatto che ci passa le spalle. Sì. È Stanno passato. informando i nostri follower che abbiamo avviato un video in diretta. Vediamo chi arriva prima. Wow! Chi è? Buonasera, School Training. Buonasera, ecco, cominciano ad arrivare un po' di amici. Grazie. Grazie di essere. Ciao Andrea, il nostro assicuratore. Ragazzi, se volete un buon assicuratore, vi indichiamo una persona meravigliosa. Anzi, tra qualche giorno mi vedrà per pagare la mia polizza, vero? Ciao, buonasera a tutti. Buona domenica, buon pomeriggio. Noi siamo appena tornati. Appena tornati da. Ciao Andrea, siamo appena tornati da un pomeriggio al cinema. Ciao Leti, ciao tesoro. Volevamo fare quattro chiacchiere con voi perché in questi ultimi 4 giorni abbiamo fatto il record di 3 film al cinema Sì. e quindi uno più bello dell'altro e quindi volevamo condividere con voi sia il nostro parere su questi film, così magari vi incoraggiamo ad andare a vedere, sia parlare di un film che purtroppo è stato molto poco quotato. Per sua sfortuna è uscito insieme al grandioso, mirabile C'è ancora domani della Cortellesi, film che abbiamo visto, l'ho visto 2 volte, ci ho portato anche una figlia e quindi nulla da dire, è un capolavoro, un bellissimo film, pieno di tante cose belle, tutto quello che è stato detto di bello su questo film va confermato. Poi ovviamente ha cavalcato l'onda di questa ventata di femminismo che c'è in questo periodo. Molto più forte del solito, che si è agganciato a un altro macro argomento che è quello del patriarcato. Ora si Che parla secondo tanto di patriarcato come tanto si è parlato di narcisismo negli ultimi certo, tempi. diciamo che è stato un po' il film è molto È importante, il film della bellissimo. Cortellesi. Diciamo che noi abbiamo cominciato proprio col film della Cortellesi, siamo andati in sala, eravamo in quattro dentro quella sala, perché il film passava un po' in Quello della quello della Cortellesi? Cortellesi, eravamo All'inizio, qua, perché siamo noi l'abbiamo stati visto proprio il il primo giorno primo che è giorno che è uscito. uscito, erano 4 gatti, Un eravamo. film in 4/3, in bianco e nero, che richiama un po' al neorealismo italiano, è stato molto coraggioso. Diciamo, per chi ancora lo deve vedere, non possiamo No, no, spoilerare benvenute a tutti, il intanto vedo termine. che se state entrando, benvenute. Però il film è molto importante, richiama le prime votazioni italiane del 46, quando le donne finalmente sono potute andare a votare. Votare. Poi è stato un po' usato per altre cose sulle quali io non è che sono molto d'accordo. Negli stessi giorni usciva un film molto bello che noi abbiamo visto con Antonio Di Albanese, Antonio di Albanese, Antonio Cento Albanese. Domeniche. E devo dire che io tra i due film ho preferito quello di Albanese per l'argomento Io ho che preferito tratta. Cortellesi, ma Albanese era un film superlativo che se non fosse uscito in contemporanea a quel mostro Forse sacro, avrebbe dovuto avere più è successo, perché è durato veramente pochissimi un bel giorni film. nelle Se non sale. l'avete visto, ve lo consigliamo. È intitolato 100 domeniche. Bello. È veramente un film che mi ha lasciato. Quando esci, ti lascia l'amaro in bocca. Sì, perché poi anche lì un po' di finale inaspettato. Senza voler spoilerare, parla comunque. Ah, allora aspetta, c'è una domanda bellissima che dopo ti faccio di un'amica, Miss Leti. Dopo te la Vuole dico quello che sapere di più penso. del personaggio di Dopo Falco. te la Cioè, dico. tu Qui gli hai dato un assist tocchi un da argomento. Lì risentiamo la genialità. paura. Ah, va bene. Dopo te lo Allora, spiego. senza voler spoilerare, il film Cento Domenica di Antonio Albanese parla di un uomo, un operaio, un ex Un operaio operaio, umile, però dignitoso. che proprio al momento del suo pensionamento viene a sapere che la figlia si sposa. Quindi lui cerca di mettere a disposizione della figlia tutto ciò che ha accumulato in una vita per poterla sposare Ma anche bene. perché era il sogno suo, cioè Era il suo il sogno sogno. di padre era quello di poter fare Un bellissimo un matrimonio alla figlia. bellissimo matrimonio alla figlia. Quello era il suo sogno, anche il sogno della figlia, diciamo, ne parlavano da piccoli, Certo, no? e non volendo spoilerare, ma era già nei trailer che facevano vedere, Si scontra. si scontra con un dramma per un investimento consigliato dalla sua banca, in cui poi c'è un fallimento della banca, praticamente perde tutti i suoi soldi.
Ora non vi dico altro, però immaginate il dramma, L'unica cosa, un film posso dire, bellissimo. la scena che più mi ha colpito è quando lui, parlando con un amico, che gli dice proprio tu sei stato ingenuo e lui dice ma cosa vuoi da me? Dice io sono un operaio, io ho sempre fatto Dice, mi bene hanno il mio consigliato lavoro questo e io mi investimento. fido del lavoro degli Io altri, mi del lavoro degli fidavo, altri, perché io bellissimo. penso che anche gli altri facciano bene il loro lavoro. Quindi abbiamo un uomo umile che si scontra contro I il sistema mostri, i bancario. mostri proprio. Mentre il film della Cortellesi finisce bene, perché comunque anche se lei veniva malmenata e tutto quanto, c'è una cosa di speranza, perché tutte le donne vanno a votare, quindi c'è un cambiamento. Nel film di C'è un Albanese dramma non nel c'è, dramma nel non dramma nel c'è, dramma. non finisce bene, insomma. Sì. Però è un film da vedere, veramente Molto, molto bello. vero anche, molto Bello. toccante perché è la storia di tante persone che già hanno vissuto tragedie del genere a Certo, livello economico, dico quindi bello. solo in questi giorni che si parla del giorno della memoria, eccetera, eccetera, che l'uscita dal cinema del film di Albanese mi ha ricordato molto quella dell'uscita dal cinema di Schindler's List, Ah, Schindler's che c'era un List. silenzio di Sì, c'è tomba. stato un momento veramente alla fine del film, un silenzio di ghiaccio. E questo vuol dire che il film ha Molta, colpito. molta mestizia. Il film ha colpito, veramente Molto bello. intenso, sì. Quello della Cortellesi, pensate che io l'ho visto poi una seconda volta, gli ultimi giorni di Sì. Sì. programmazione e rispetto alla prima volta che era il giorno della prima ed erano quattro persone in sala, di cui due eravamo noi, 2 mesi dopo, 2 mesi e mezzo dopo, proprio gli ultimi giorni della programmazione, sono andata con mia figlia, il cinema era strapieno. Sì, ha fatto il Una boom, ha fatto. cosa, Ma lo sì, merita, eh? lo merita Ma tutto. solo il fatto di averlo fatto in bianco e nero e in quattro terzi ha fatto una grande cosa, è stata una cosa coraggiosa. Veramente bello, anche il discorso degli americani sul suolo italiano. E poi in questo film io ho visto anche che si parla molto di patriarcato, eccetera, eccetera. Anche la figura maschile non è tutta brutta nel film, Vero. perché il meccanico, il Marines e non mi ricordo l'altro personaggio che mi ha Il marito colpito, della sua il amica? marito dell'amica, comunque erano personaggi maschili positivi, quindi Molto non è tutto negativo. Come protettivi. vogliono far vedere, insomma. Sì, infatti non era solo un film che denunciava questa supremazia maschile. Sì, il marito la pistava, il Certo. suocero era stronzo parimenti Come al marito. figlio. Però ecco, c'erano anche personaggi maschili che sono spiccati per Certo. protezione nei confronti della donna. Ma si veniva anche da 20 anni di fascismo. Vero. Perché il 46 il fascismo era finito 2 anni prima, eh? Quindi se venivano da C'era un due, si certo veniva da 2 anni retaggio. di fascismo. Sì. Aspetta, c'è un altro Invece. film che voglio ricordare che abbiamo visto ultimamente, che è quello di Edoardo Leo. Ah, bello, sì. Anche quello da vedere. Quattro Cattivi giorni? scene, i cattivi giorni. Cattivi giorni. No, Quattro giorni cattivi. giorni cattivi. Allora, Edoardo Leo ha rispolverato Cattivi il giorni. cinema a episodi, che andava molto di moda negli anni 60. Edoardo Leo ha fatto un grande film. Quattro episodi diversi, ognuno con argomenti difficili. Dove comunque da tutti e quattro emerge il brutto delle Il persone. brutto delle Poi persone, lo ha fatto bravo. anche i buoni giorni, giorni Sì, buoni, ma mi sbaglio sempre che con. il primo è problemi familiari interni con la sorella che c'ha i soldi e lui che non ce l'ha. Il secondo è quello che mi ha colpito di più, un rapporto fra un operaio e il suo padrone e tutte e due sono vittime del sistema. Bellissimo, il secondo è veramente bello. Bell'episodio. Il terzo è quello dei giovani che fanno le foto pornografiche di A una nascosto alle ragazza. ragazzine e rovinano la vita di queste ragazze e i genitori che parlano di questa cosa. E il Bello. quarto è quello con il trio, uno dei tre, Aldo, Giovanni e Giacomo, con Giovanni, quello. Oddio, Ricordami che l'episodio perché sto l'episodio è quello unito. che c'è, cioè, quella festa, la figlia deve fare la festa, deve partecipa come organizzatrice della festa, lui deve fare il mago. Ah, è Quello vero, anche è un bello bel pure film, quello, anche quello è bello. vero, il film di Leo anche va visto. Ma Edoardo Leo Edoardo ultimamente Leo è produce bravissimo. come una macchina da guerra e sono tutti bei film. Tutti i Io bei film. ho conosciuto Edoardo Leo con Noi e la Giulia.
Altro film spettacolare, l'ho visto 3 volte già, se non Se non quattro. qua, se non cinque. Ogni volta che viene un figlio, l'hai visto? Noi la Giulia, bah, piazziamo noi la Giulia, bellissima. Lucia spiega Fantozzi. Mo lo spiego Aspetta, dopo, mo con calma, aspetta. Ma abbiamo parlato di 3 film che abbiamo parliamo dei visto tre adesso film. e poi ti racconto quello che penso io di Paolo Villaggio e di Fantozzi. Allora, ultimi 4 giorni, 3 volte al cinema. Siamo tornati adesso dal terzo film. Allora, il primo film nel corso di questa settimana, siamo andati una sera. E siamo andati a Il vedere Il cacciatore. cacciatore di Michael Cimino, che io ho visto 47 volte, penso, nella mia vita. Lei non l'aveva mai Mai visto. visto, perché è un film vecchio, ma è stato ristrutturato e quindi è stato È rimesso stato come fosse rimesso nuovo. per Un i Robert De 45 Niro, anni. giovane, bello come un sole, Ma è un stupendo. film che, diciamo che all'epoca colpì molto perché il film è del 78, era appena finita la guerra del Vietnam, quindi per gli americani è stato un pugno nello stomaco quel film. E l'altra sera, dopo averlo visto 47 volte, ho capito anche qualcosa che non avevo capito vedendolo in televisione. Praticamente il film fa vedere la gioventù prima della guerra, 20 minuti di scena di guerra, perché poi dura 20 minuti il pezzo della guerra, e la gioventù dopo la guerra. Prima della guerra hai visto tutti che scherzavano, che ridevano, che prendono in giro il Marines, che in realtà lui la guerra l'aveva fatta e loro andavano lì pensando di andarsi a divertire. Invece dopo erano tutti, Pezzi. anche chi non ha partecipato alla guerra era comunque cambiato. Sì. Bello, È veramente un solo capolavoro. che quello l'hanno fatto 3 giorni e già l'hanno tolto dalle Sì, l'hanno sale. levato dalle sale, è durato 3 giorni. Era una cosa particolare per i 45 anni del film. Un evento Però è un speciale. film da rivedere. È un film da rivedere perché è veramente bello. Invece, ieri sera siamo andati a vedere Beekeeper. Molto bello, praticamente la storia di un uomo che è uscito, è stato pensionato, anche se giovane, da una squadra speciale che era oltre i servizi segreti, Oltre all'FBI, oltre oltre alla CIA, l'FBI, sì, erano di erano. quelli proprio che facevano cose cruente, cioè spionaggio ad alto Sì. livello, grande capacità di difesa personale a Si livello fisico. chiamavano, come il nome inglese sarebbe, L'acchiappapi. l'acchiappapi, ma semplicemente perché loro pensavano che la società, in questo caso americana, Fosse un fosse alveare. un alveare nella quale. Perché nell'alveare praticamente le api insegnano, dovrebbero insegnare molto a noi, perché l'ape rispetta l'anziano e invece in questo caso gli anziani venivano truffati da questi mega E ricconi. quindi lui fa giustizia da solo, si fa giustizia, va oltre l'FBI, fa tutto da sé. Ci ha molto Bellissimo, colpito bello anche il finale. l'attrice che fa l'anziana che viene derubata, è quella che faceva la moglie dei Robinson. Sì, L'abbiamo riconosciuta subito, ancora è bellissima, ancora una bella donna. bellissima. E poi oggi siamo andati a vedere 10 10 minuti. minuti, penso sia uscito proprio in questi giorni, È uscito perché oggi. è uscito oggi, fresco Oggi. fresco, Oggi. bellissimo film con Margherita Bui per la regia di Maria Sole Che Tognazzi. dovrebbe essere una nipote di Sì, sarà una Tognazzi, di Ugo parente del Tognazzi, o non so Tognazzi. se la figlia di Righi o di. Bello. Margherita Bui, io la adoro e guardo tutti i suoi film. Lei è sempre eccellente in qualunque Bravissimo. cosa fa, qualunque È un cosa. film Bel che film. raccomandiamo. Parla della malattia mentale, Bravissimo. chiaramente, della sofferenza di una donna che viene lasciata dal marito, quindi c'è tutto un suo ricostruire se stessa come persona in mezzo a segreti di famiglia. Malattie importanti. Malattie importanti, un tentativo di suicidio, insomma, è La storia dei toccante. genitori, una sorella non riconosciuta dalla madre, cioè Molto, molto veramente bello. Abbiamo toccante. visto 3 bei film. Vabbè, il Belli. cacciatore si sapeva, io lo conoscevo. Ne ho approfittato di andare al cinema per fartelo vedere sul grande schermo, perché sennò altrimenti non l'avrei fatto Tu l'hai vedere visto con tuo papà? con. Io l'ho visto con mio padre quando uscì in prima visione. Visto ieri sera, ecco allora, Gina l'ha visto ieri sera, 10 minuti, l'ha Ah, lei trovato ha un po' trovato deludente. Invece noi l'abbiamo deludente. trovato molto Ah, bello. Maria Sole è la figlia di Ugo Tognazzi, quindi è la sorella dei Ah, ragazzi. ammazza, lo vedi, Ci lo picchia. No, a me è piaciuto vedi. A me è piaciuto tantissimo, Gina, tantissimo. veramente. Specialmente la parte di Margherita Bui è bellissima. Lei è eccezionale. Bellissima. Io l'ho Anche trovato bello invece, sai? il viaggio a Palermo l'ho trovato molto bello per andare a parlare Bello. con la mamma. Non lo so, a me è piaciuta tutta la sua storia di rinascita come individuo femmina.
perché era una donna proprio che viveva nella tiepidezza, passiva, trasparente, oserei dire, no? Sì. Invece, proprio grazie a questo evento della separazione che la sconquassa proprio, lei inizia pian pianino a prendere in mano la sua vita. Poi c'è tanta rete intorno a livello anche familiare, mi è piaciuto tanto, Ma anche a me è piaciuto molto. l'ho trovato buono. Gina dice, mi ha deluso perché prima ho letto il libro e non è fedele alla Ah, trama. beh, questo è Questo è una un cosa problema. vecchia come il mondo. Se uno legge il libro, il film di solito delude. Sono pochi i film fatti meglio del libro. Forse Shining. Oppure mi viene in mente quello con Clint Eastwood, The River, come era intitolato, che praticamente è più bello del libro, però è raro che È avvenga, raro, io sono è rimasta raro che delusa dal avvenga. film, poi l'ho riguardato mille volte, alla fine è anche un bel film, però rispetto al libro il finale è tiepido, che Certo. Mangiapregama, che tutti conoscono, Mangia pregama, comunque straconoscono. è un bel film, Sì, ma il libro è più bello, oddio il gatto. eh? Anche l'esorcista, io ho letto il libro e ho visto il film e il libro è molto più bello. È sempre così, però il film Addirittura dice che merita, la storia è proprio diversa. eh. Quello ci può stare, perché pure Shining, diciamo che Stanley Kubrick ha fatto un po' come gli pareva, cioè, se tu leggi il libro e vedi il film è completamente diverso. Tant'è vero che c'è fu l'aneddoto del maggiolino, Raccontaglielo. perché praticamente nel romanzo il protagonista ha un maggiolino giallo. Siccome fra Stanley Kubrick e Stephen King, Non correva buon sangue. le riprese, Stephen King non era d'accordo su quello che Kubrick faceva. A un certo punto Kubrick fa un incidente stradale nel quale un camion schiaccia completamente un maggiolino giallo, come a dire, Decido adesso io. faccio come mi pare. Maggiolino giallo ovviamente era la macchina di Stephen King. Hai capito? Allora, parlaci del personaggio Fantozzi. Adesso è tutta tua la scena perché io Vabbè, Fantozzi ho iniziato ad amarlo grazie a lui perché per me era un cretino sfigato. cioè, Dopo ho capito il genio. tutto parte da una frase che sta nel film su Fabrizio De André. Quando Fabrizio De André scriveva le canzoni e Paolo Villaggio gli diceva che erano capolavori, Geniali. che erano geniali. E De André Si ha schermiva. detto a Paolo Villaggio: ma cosa dici? Ci vuole un genio per riconoscerne un altro. In realtà erano due geni. Fabrizio De André è il genio che tutti conosciamo. Paolo Villaggio era un genio diverso. Paolo Villaggio, a parte qualche film che ha fatto ultimamente, Gatto. di morire, ha fatto qualche filmetto un po' così. Ma Paolo Villaggio negli anni 70, quando inventa il personaggio di Fantozzi, come lo possiamo Una mega dire? denuncia. Allora, era una mega denuncia al sistema italiano degli anni 70. Lui aveva lavorato all'Italsider, quindi aveva visto dentro l'Italsider il leccaculo, Calboni, l'organizzatore, quell'organizzatore, Flini. la signorina che tutti quanti vogliono portarsi a letto. E li ha tutti rimessi Nei nei personaggi. personaggi dei film di Fantozzi. Poi lui porta tutto all'esasperazione. Però, di fondo, c'è la realtà. C'è la realtà. C'è il leccaculo che era Calboni, no? Che quando passava, si inchinava, il semaforo rosso per entrare, il semaforo verde per uscire, il cartellino che va timbrato alle 8:30, l'autobus sempre Gli pieno, statali che non combinavano e gli niente, statali che non combinavano però niente. davano tutto il lavoro allo sfigato della situazione. E dov'è la genialità di Fantozzi? Per esempio, è quella di dover accontentare i capoccioni in tutto e per tutto, nei loro capricci, anche se a te non ti va. Cioè, quando a lui dicono: lei che cosa ne pensa del cinema tedesco degli anni 30, lui dice: il sogno della mia vita, dice, come gli fa? Dice: è come se fosse mio padre, se Barnau, tutti questi qui. E quello li costringeva tutti i mercoledì ad andare a vedere i film, la corazzata Potëmkin, che è stata ricostruita, tra l'altro non è quella vera, quella che fanno vedere, l'ha rifatta Luciano Salce, perché non gli hanno dato i permessi. Tant'è vero che sul film di Fantozzi si chiama La corazzata Potëmkin, in realtà il titolo è diverso perché i diritti non gli hanno dati per farlo, no?
E loro hanno proprio ricostruito la scena, però è fatta pure bene tra l'altro. E praticamente, dov'è lì la cosa che ti colpisce? Che il padrone li costringeva a vedere dei film comunisti, perché la corazzata Potëmkin racconta di quando c'è stata la prima rivolta, prima della rivoluzione russa, si parla del 17, quindi è un film comunista. E il padrone costringeva gli operai a vedere un film comunista, quando loro in realtà volevano vedere la partita di calcio, che è la cosa Popolare più che esista. popolare che esista, capito? E quindi Paolo Villaggio, dov'è la sua genialità? La genialità di Paolo Villaggio è proprio nel riportare, logicamente rendendole assurde, le realtà della. Porta all'esasperazione, ma è una grande, cioè la grande finezza di questi film è proprio la psicologia dei rapporti umani. Cioè lui sapeva Certo, veramente guardare l'animo umano anche in tutte le sue perché bruttezze. anche poi Fantozzi, il personaggio, non è buono, eh. No, no, Tu lo a vedi modo come. suo è Perché lui perfido, con la moglie si è comporta perfido, malissimo certo. e voleva andare a letto con la Ammazza signorina Mauro, Silvani, no? Quindi prima certo. di uscire si mette il profumo sul pisello, no? Hai visto? E poi fa i salti perché bruciava, no? Però lì ti voglio far capire, cioè lui non era. Poi al momento che lui si rende conto che la moglie l'aveva trattata come uno zerbino, dopo si pentiva e poi c'è la scena quella, diciamo, strappalacrime, no? E poi la vita con lui non è stata proprio, gli ha dato una figlia bruttissima. Lui la moglie la chiamava uno strano animale domestico. Cioè, anche il discorso che, come facciamo tutti, no? Quando cominciamo un lavoro nuovo, a che ora attacchi? Alle 8:30? I primi giorni ti alzi alle 6, no? Poi dice, ma sai che ti dico, mi posso alzare pure alle 6:30, esatto. Mi posso alzare pure alle 7, perché tanto è. Lui addirittura poi arriva proprio al limite, cioè al limite delle Prende possibilità l'autobus umane, saltando dal e prende terrazzo. l'autobus al volo, capito? Cioè, se doveva timbrare alle 8:30, si alzava alle 7:58, che era il limite delle possibilità umane. Allora, che ne so, il Cappuccino cappuccino pronto. con cosa incorporata, eccetera, eccetera. Vedi? Simonetta Angelini dice: Fantozzi, l'ironia del vinto, il castigat ridendo mores, il conoscere i meccanismi, le piccinerie, i tipi dell'epoca e di sempre. Bravi a parlare di tutte queste cose, interessante chiacchierata. Ma Comunque, di tutti i Fantozzi che lui mi ha fatto vedere, che abbiamo la raccolta, adesso vi ce l'ho tutta mostro. completa, sì. Che Io ho amato di più di tutti Fantozzi va in pensione. forse il Mi ha fatto più tanta è tenerezza. quello meno che fa ridere di meno, è quello Sì. più Ma pure il vedere la moglie, no? Che in qualche modo lo impegna, Comunque secondo me invece il capolavoro di Paolo Villaggio è il Ecco, secondo tragico il Fantozzi. secondo tragico Fantozzi. Guarda, allora, la partita di pallone, la partita di calcio, tra scapoli ammogliati, e quando devo andare a Monte Carlo a giocare con. Che quello che dice mi tocchi il culo sotto. Ecco, noi abbiamo sta roba qui, Questa è capito? tutta completa. Questi sono tutti i film del Tutti mitico la filmografia Fantozzi. di Fantozzi, questo. Questo hai fatto la Gazzetta dello Sport? Sì, Quanti anni fa? una decina d'anni fa. Vede, tutti i film Tutti i Fantozzi completi questi. bellissimi, belli, belli proprio. Ma Paolo Villaggio c'aveva, se voi provate a vedere qualche intervista di Paolo Villaggio, c'aveva una cultura non indifferente. C'aveva una grande cultura Paolo Villaggio. Belli, proprio belli, belli. Beh, era molto, sì, C'aveva una molto. cultura non indifferente Se Paolo volete Villaggio. conoscere il vero Paolo Villaggio da giovane, vi consigliamo di vedere il film Principe Libero, che è la storia di Fabrizio De André. Lì Sì. vedete il rapporto di grande amicizia che lega Paolo con Fabrizio Erano proprio e amici per erano la amici pelle, intimi. eppure nessuno dei due ha mai parlato dell'altro, né Fabrizio De André sulle canzoni e né Paolo Villaggio nei film, non hanno mai parlato uno dell'altro, se ci ha fatto caso. Però erano amici veri. E Fantozzi è proprio qualcosa di particolare, andrebbe studiato nelle scuole, secondo me. Sì. Lo sai che le donne di solito, ah, a me mi sta antipatico Vedi, perché. Letizia dice, non sapevo queste cose, lei che ci ha chiesto di parlare di Fantozzi. Ok. Ciao Giada, benvenuta. E niente, quindi ci siamo fatti questa scorpacciata di film al cinema, veramente belli. Ah, ce n'è un altro che abbiamo visto l'altro giorno che vi Al invitiamo a cinema? vedere, no? No? L'abbiamo visto su No. Netflix. Ok.
Abbiamo acceso Netflix e tra le cose che ci potrebbero piacere è capitato un film con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, che parla di un meteorite diretto contro la Terra. Ma i Bellissimo. giorni di oggi? Allora, la storia del meteorite contro la Terra è già stata portata negli anni 70 con Meteor. In quel caso fecero vedere che Unione Sovietica e Stati Uniti, in piena guerra fredda, si mettono d'accordo per inviare delle bombe atomiche contro il meteorite. In questo caso, siamo negli anni 2024 adesso, questi due scienziati che sono Leonardo DiCaprio e una ragazza che è quella che ha fatto, adesso non mi viene il nome, che ha fatto X-Men, praticamente devono dire al mondo che questo meteorite è diretto verso la Terra, ma ai giorni nostri, con i social. Quindi vanno dal presidente degli Stati Uniti, che è Meryl Streep, che è sempre brava, Che interpreta una presidente un po' fricchettona, devo fricchettona, che dire. pensava solamente ad essere rieletta, Sì. praticamente col figlio che faceva da segretario, che era un cretino. Praticamente li ascoltano, non li ascoltano, gli dicono sì, vabbè, ma il Covid sembrava chissà che doveva essere, è stata è passata così, l'inquinamento è passato così, dice, l'hanno presa come una cosa Li da hanno fatto li hanno diventare dei cacciati via. fenomeni social alla Sì, fine. praticamente. Dopo loro vanno in televisione e Anche lì anche strumentalizzati. là strumentalizzati fino all'eccesso, ridevano e scherzavano i presentatori, no? Speriamo che il meteorite colpisca casa della mia ex moglie, cioè ci ridevano, nessuno gli crede. Meteorite di 10 km di diametro, E eh. praticamente la ragazza c'è una sfuriata e da quel momento viene risa da tutti i social, la fanno piangente, come succederebbe Diventa oggi, no? un meme. Poi a un certo punto si divide in due la società, chi crede al meteorite e chi non ci crede, un po' come è successo col Col Covid, Covid. uguale. E praticamente, infatti, il film è intitolato in Italia, in inglese, è intitolato Non guardare su, perché la presidentessa degli Stati Uniti dice chiaramente non guardare su, non guardare su. E invece c'è chi dice invece no, guardate su perché sta per arrivare queste meteorite, quindi chi ci credeva e chi non ci credeva. E quello che mi ha colpito del film è che c'è stata una sorta di Bill Gates, che è il mega miliardario americano che è diventato ricco grazie ai computer come Bill Ah, Gates, che che era un imbecille era un sociale. imbecille di prima maniera e che praticamente al primo momento che gli americani stavano inviando le bombe atomiche per distruggere questo meteorite, in realtà fa fermare tutto quanto perché si era accorto che sul meteorite era pieno di metalli preziosi per l'elettronica che sulla Quindi Terra non avevamo. se voleva accaparrarsela, Voleva proprio. prendersi questo pianeta con la scusa di salvare il pianeta. Cioè non ci sarà più povertà, questo diceva. Logicamente sui social chi gli dà ragione, chi gli dà torto, tutte le divisioni, eccetera, eccetera. Alla fine anche lui sbaglia, tutto quello che fa è sbagliato perché il meteorite non si distrugge e praticamente il meteorite distrugge il pianeta. Si salvano solamente l'elite perché scappano con un'astronave che hanno messo da parte sempre di questa sorta di Bill Gates. Vanno su un altro pianeta ma si salvano solo Il loro finale mi e ricorda quel film dove stessa storia più o meno, però era il sole che che si va a faceva fare i scontrare con la maremoti, Terra. quelli che il padre e Ah, figlia si abbracciano sì. sulla riva Sì, però quello è più dell'oceano. serio, diciamo, Sì, questo. però dico, mi ricorda perché alla fine loro riscoprono il valore dell'amicizia e della famiglia, quindi sapendo che sta arrivando la fine, fanno un pranzo tutti Tutti insieme e insieme mentre aspettando stanno a la pranzo morte. arriva sto Sto terremoto terremoto che forte distrugge il forte che insomma pianeta, arriva alla infatti. fine Ma quello praticamente. che colpisce è quanti social stiano influenzando la vita delle Cioè, persone. se ti vogliono far credere che una cosa non è vera, non è vera, e viceversa, eh? Semplicemente perché un certo tipo di persone, guarda che non sta succedendo niente, la gente credeva che non stava succedendo niente, in realtà stava succedendo. È impressionante quello che. Se fai il rapporto fra i due film, Meteor del 70 e questo, in pochi anni ci rendiamo conto del cambiamento che c'è Mi stato. pare Don't Look Up, no? Il titolo. Sì, Don't non Look Up. guardare su, Don't Look non Up. guardare su, è intitolato. Ciao Franceschina bella, Marta dice che le piacciono questi discorsi perché dice, mi ricordate le chiacchierate che mi facevo quando avevo la videoteca.
Raccontaci di più, È vero. dicci di più. Bene, bene. Insomma, questi sono tutti i film che abbiamo visto in questi giorni. Letizia ringrazia perché ha capito di più di Fantozzi. E sì, guarda, se tu riesci a capire il personaggio Fantozzi, cioè la metafora della persona che Villaggio ha creato apposta per denunciare certe Ah, per cose, esempio, ce n'è una che te li rivedi tutti con un non altro puoi non spirito. raccontare. A un certo punto, proprio mi sa, su Fantozzi va in pensione, se non mi ricordo male, il mega direttore galattico si rende conto che la finanza sta arrivando ad arrestarlo e fa firmare tutti i suoi fogli a Fantozzi. Cioè, dici, adesso lei diventa. Quindi lui diventa per un momento mega direttore galattico. Dov'è la genialità di Paolo Villaggio? Perché quella è genialità. Alla prima arriva con la macchina, con la limousine, ok? Poi arriva con la carrozza con i cavalli del 1800. Nell'ultima scena, quando lo arrestano, era vestito da Cardinale. cardinale, o, no, da papa. Cioè, pensate allo Cioè, smacco. lì la genialità, era vestito da Cioè, papa. tutto quello che lui disprezzava l'ha messo nel film e l'ha L'ha usato usato. come. Oppure quando la figlia che. Oppure anche un'altra eccezionale, quando lui diventa giudice popolare. Allora, lui si vantava di essere diventato giudice popolare, doveva fare il giudice popolare contro la mafia, e tutti quelli, c'era quello di Torino che era quello integerrimo, no, sono tutti dei criminali, sono te, e questo di Torino piano piano comincia a parlare sempre più siciliano, alla fine diventa siciliano in tutto e Prima per c'aveva il tutto, Rolex, tutti i regali che gli faceva la E lui mafia. che invece con la Fantingerimo butta via Rolex, butta tutti i regali che gli avevano fatto, quindi questi cominciano Ad andare a contro di andargli lui. contro di lui, capito? La genialità è quella, è lì La la finezza. genialità di Paolo Diciamo Villaggio. che se non capisci il pensiero di Villaggio, i Fantozzi sembrerebbero dei film Sì, sembra uno come pensavo io sfigato. all'inizio, che erano sfigate e mi dava pure l'urto guardarlo perché ho detto: Madonna, mi viene nervoso, prendere a sberle io. Dopo ho capito. Invece Paolo Villaggio cioè lui ha proprio portato l'italiano, rendendolo proprio, cioè lui esagera sempre, no? Esagera. Per esempio anche quando cominciarono, non so se vi ricordate, i numeri, gli 800, che tu telefonavi da casa quelle cose erotiche, 800. 800, lui c'entra con tutte le scarpe dentro a sta cosa erotica. E c'è un pezzo quando la moglie va a protestare perché la bolletta era arrivata dei 26 milioni di lire, c'è la fila, c'è sta il bambino con tutte l'acne, poi c'era il prete, poi c'era il maiale vero, un maiale, e poi c'era uno sul lettino con la flebo attaccata a quello. Cioè, se non è genialità quella, Gente capisci? che si consumava davanti a questi È qualcosa queste di telefonate eccezionale, guarda, è erotiche. bellissimo. Porta tutto È all'eccesso, tutto comunque, all'eccesso, però all'esasperazione. è geniale, è un genio, guarda, è un genio. Oh, c'è la maestra Patri! Patrizia! Bella mia! La mia maestra preferita. Bene, ragazze, niente. Mr. Wonderful, il quaderno per programmare. Tesoro, mi sono presa su Mr. Wonderful il quaderno per programmare i post. Brava, amore, brava. Bene, ragazze, io sono contenta di avervi avute Bravo qui. Luciano, racconta Bravo Luciano, racconta. racconta. Sono contenta di avervi avute qui. E se volete fare qualche domanda veloce, altrimenti ci salutiamo. Tanto la diretta la lascio comunque nelle stories. Anch'io ti adoro, Patri, bella mia. E niente, siamo contenti, abbiamo fatto un weekend molto molto rilassante, siamo stati soli e quindi ci siamo fatti proprio un weekend di relax. Ieri abbiamo fatto vergogna tutto il giorno quasi a letto praticamente, siamo usciti solo per il cinema la sera, però è stato proprio rilassante, sono svegliati tardi, colazione a letto, pranzo a letto, alle 2:30 lui aveva un po' di mal di testa, si è preso un farmaco e fa: mi rilasso un attimino. Ci siamo svegliati alle 6:15, Ma siamo 4 ore stanchi, eh. di sonno. Sì, diciamo che facciamo delle settimane veramente triturati. Lui col suo lavoro, io col mio lavoro, poi gira di qua, di là, cose da gestire e tutto. Il weekend uno su due lo passiamo coi figli, quindi certo non è che riposiamo molto, stiamo appresso a loro. Però quando siamo soli proprio ci prendiamo dei momenti di grandissimo relax e
e tanti tanti film, appunto tre film al cinema in 4 giorni è stata un'esperienza troppo bella, Allora, ricordatevi, bella. cinema, film e musica e libri salvano la vita. Vero. Salvano la vita. È importante proprio. Ci abbiamo gatti che Ci abbiamo volano, gatti che volano da tutte le parti, eh. preoccupate. Quello è il bello che salverà il mondo, la famosa bellezza che salverà il Ecco, un'altra mondo, cosa che secondo devo me. dire, fortunatamente il cinema italiano non è in calo. Vero. Dopo il Covid c'è stato un rifiorire Abbiamo meraviglioso. avuto grandi attori, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Sofia Tognazzi. Loren, Monica Vitti, Tognazzi, veramente abbiamo avuto Mino Manfredi, l'altra sera abbiamo visto, c'eravamo tanto Giancarlo amati. Giannini, Mariangela Melato. C'eravamo tanto amati l'altra sera e Bellissimo. l'abbiamo La ritro l'ho ritrovato Sandrelli. sempre più bello quel film. Però i nuovi attori c'è qualcosa di buono. Mi viene in mente Kim Rossi Stewart, è un grande attore. Argentero. Argentero, ma anche come si chiama? Quello che ha fatto Craxi, Ah, veramente Pier bravo. Francesco Pier Francesco, Favino, meraviglioso. ci sono anche grandi registi giovani. Il cinema fortunatamente va avanti. La musica purtroppo si è fermata a un certo punto, come ho scritto sul libro. Non riesco a trovarla niente di buono. Non l'ascolto, ma non mi dà le sensazioni che mi davano le canzoni degli anni 80, 70 e 90, purtroppo. Sì. E no, i libri diciamo che c'è ancora qualcosa di buono Allora, che arriva. attori nuovi bravissimi, io sto apprezzando tanto Micaela Ramazzotti, Molto bravo, molto bravo. E Giallini, Marco Giallini, anche, meraviglioso. come si chiama, quello l'altra sera che stava girando lì a Montesacro, Ah, Valerio Valerio Mastandrea, Mastandrea è spettacolare. bravissimo, Vabbè, la bravissimo. Cortellesi, è inutile dirlo. Giallini, Albanese, devo dire, negli Albanese. ultimi anni, eccezionale. Stanno maturando, stanno maturando, stanno maturando. Fortunatamente a me il cinema è rimasto, perché se il cinema avesse fatto la fine della canzone, guarda, una tristezza infinita, La canzone, infinita, continuiamo a infinita. rimanere aggrappati ai nostri cantautori, cioè noi con il libro abbiamo voluto proprio un po' cristallizzare, no? La perfezione che c'è stata negli anni 60, 70, 80, un pochino anche 90, No. l'abbiamo un po' Ci siamo cristallizzato. resi conto, proprio parlando con, proprio nelle uscite che abbiamo fatto per il libro, parlando con persone abbastanza, che in Italia dal 35 al 61 sono nati dei personaggi, come se una sorta di cultura sia passata sull'Italia, e tutti i grandi attori, tutti i grandi cantautori, i grandi registi, ne so, Dino Risi, Sergio Leone, Morricone, c'è stata come una sorta di cultura che ha attraversato l'Italia e poi si è fermata all'improvviso. Quelli sono stati i frutti della spremitura dovuta, secondo me, alla Seconda Guerra Mondiale, Ai 20 anni del alla guerra. fascismo, anche C'è tutta questa stato gente era un tutta, desiderio di conoscenza, sì, Fellini, di riabilitazione in qualche certo. modo. C'è stato proprio Sì, questo desiderio qua. Vieni qui, Pasolini, eccetera, Gattaccio. eccetera. Oh, mamma mia, sei poco disponibile tu, eh? Regina, sempre. Sei qua. Grazie, Madonna. Sì, c'è stato un vento particolare e poi è iniziato quel qualcosa, secondo me, negli anni 90 che diciamo che da che non si aveva niente e tutto quello di cui ci si poteva cibare era la bellezza, la cultura, la crescita interiore, cioè ci sono state tante cose belle. Poi ci sono stati dei decenni di un dedicarsi al benessere economico in sé per sé. E quindi i computer, i cellulari, tutto quello che c'è stato di innovazione che è diventato anche distrazione. Capisci? Cioè, dall'interiore si è passati all'esteriore. I famosi yuppies, la famosa Cioè, ostentazione di cui parli tu brava, nel libro, brava, no? brava. L'ostentazione degli anni 90 in cui ci si è rivolti all'esterno per C'è essere una felici. frase di Gaber che dice: qualcuno era comunista perché pensava che per star bene lui dovesse star bene anche tutti gli altri. E A un certo punto mi era fregato più di a un un po' certo punto nessuno. invece ognuno ha pensato a se stesso. Tanto è vero il film che abbiamo visto ieri sera, cui i ragazzotti pensavano, non pensavano che rovinavano tutti quei vecchi, Vero. pensavano solo a Al loro stessi, guadagno. solo a Pensavano al loro stessi. guadagno. Al momento che è arrivato la cosa del
devo guadagnare solo io e non mi frega niente. C'è anche una frase di, perché le frasi delle canzoni sono importanti. C'è una frase di Vasco Rossi che dice: mi piacerebbe che ti prendesse fuoco la casa, basta che mi passa questo mal di denti. Che è una frase tremenda, come a dire: Basta che se mi mi dicono che la distraggo. tua casa va a fuoco, ma a me passa il mal di denti, io dico di sì. Quella frase è micidiale. Le canzoni vanno ascoltate, le canzoni Oppure vanno per distrarsi da ascoltate. un dolore personale c'è bisogno di un evento catastrofico che porti l'attenzione del dolore su, Su quello, sì, su quello. È un sull'esterno. po' come quando ci fermiamo a guardare l'incidente dall'altra parte della strada, no? Sì, oppure come i ragazzi che si tagliano per non provare il mal d'animo. Infatti, è impressionante questo. È questa mancanza di valori sociali che Di un manca. bene comune, Invece tutti pensano ai valori individuali. individuali, è lì l'errore. E i Vero. social non hanno aiutato per niente. Infatti Patrizia pure, vedi, la maestra Patri dice troppo individualismo. Infatti, Hai infatti è azzeccato in così. pieno. Infatti Patrizia penso che sia una perla come maestra, perché lei con i ragazzini, perché lei è in età scuola elementare, quindi li educa all'ascolto di sé, alla metariflessione, alla collaborazione tra ragazzini, tra Individuale. Ma studenti, vi ricordate una al volta? Ti collettivo, ricordi quando si capito? mettevano i banchi a ferro di cavallo e si lavorava tutti insieme? Quello era un modo Me lo ricordo. di far lavorare tutti insieme, no? Staccarsi dal banco singolo. E adesso invece i social che regola ti dovrebbero avvicinare, in realtà ti allontanano, perché tu comunque rimani dentro casa, perché adesso stanno cercando, fateci caso, di farci rimanere a casa. Allora c'hai Netflix e ti guardi tutti i film, e c'hai Glovo e ti porta da mangiare dentro casa. Tutti seppelliti. E tutti seppelliti dentro casa, capito? E c'ho paura perché c'è il Covid e me ne sto a casa. Noi E controcorrente noi che andiamo al 440 sempre cinema in fuori. mezzo al mucchio, capito? Cioè, come dice un'altra, poi a me vengono in mente, ecco perché ho scritto il libro. La frase di Gaber dice: libertà è Non è star partecipazione. sopra un Non è stare albero. sopra un albero, non è il volo di un moscone, libertà è partecipazione. La partecipazione vuol dire Bene stare, collettivo. l'aggregazione è importante, altrimenti diventiamo tutti, ognuno pensa a se stesso, poi semenano, Diventiamo soli, molto diventiamo semplicemente. soli. Infatti, la metafora del banco a rotelle singolo causa Covid penso È sia la qualcosa cosa di una di una tristezza. tristezza infinita. L'importante è uscire, andare a mangiare fuori, andarsene al mare, andare a un cinema, a un teatro. È quello il bello, la libertà è quello. Cioè, i cantautori vanno ascoltati, non c'è niente da fare, ti cambiano la vita. Vero. C'è tanto da imparare anche nelle canzoni. Ci chiedono se stasera mangiamo pizza. No, ci siamo interrogati sulla cena, Ah, è vero. però pizza no, Stasera a me mandrebbe stasera la pasta asciutta, non lo so perché. pasta. Pasta. È un po' che non la mangiamo. E quando è? Io mi sono scordato. L'altra sera che ho fatto gli agnolotti cacio e pepe, Ah, è che era vero. venerdì Lo so, sera, ma io la pasta mangio. l'altro Io la pasta ieri. mangio Ma era l'altro ieri! tutti. Su quello siamo proprio. Io sono proprio Che italiano. La pastarolo! pasta asciutta. E no, ieri abbiamo mangiato a pranzo. Che abbiamo mangiato ieri a pranzo? I tramezzini a letto. Allora dice: I am not Wonderland. Anche il fatto stesso di idolatrare personaggi famosi, alla fine loro non conoscono e mai conosceranno la nostra persona. Tutto ciò rende più soli, c'è poco da dire, è vero. Beh, questa mi fa venire in mente Francesco De Gregori, che ha sempre seguito Bob Dylan, l'ha copiato anche, no? Diciamo, Bob Dylan, Lo ha se non ci fosse amato. stato Bob Dylan non ci sarebbe stato De Gregori, De André, Grande Guccini, Rino Gaetano, Gaber, Tenco. Tenco, chiunque è passato per Bob Dylan, chiunque. Un giorno De Gregori va al concerto di Bob Dylan in Spagna. Lo chiamano, gli dicono: vuoi conoscere Bob Dylan? E lui ha detto di no. Non lo voglio Aveva conoscere. paura che si distruggesse il mito. Perché non voleva distruggere il mito. Capito? Quello è importante, perché poi va lì magari ci rimani pure male, capito? E questo si riallaccia alla sua famosissima canzone che io ho citato anche nel Questo non sono libro, io. Guarda che non sono io. Certo. Anche lì c'è una frase che è micidiale. Guarda che non sono io quello che ti tiene la mano.
Guarda che vuol dire tanto quella, Sì. Dov'è oppure che l'abbiamo messa l'abbiamo questa messo proprio su canzone? Bob Dylan, perché Bob Dylan teneva molto Glielo vogliamo alla sua raccontare? libertà. Vi raccontiamo la storia di Bob Dylan? Ve la leggiamo proprio fresca fresca dal libro? Devo togliere il libro che fa da base al telefono. Tra le tante sue cose. Reggi un po', reggi un attimo per favore. No, questa è bellissima perché poi la parte della canzone, guarda che non sono io, l'ho Allora, voi scritta dovete sapere io. che ogni tanto Anno io, eccolo qua, Bob Dylan, ok, 60. Ogni 62. tanto mi capita gente che viene in officina e Sta mi viene a capitando. far firmare il libro, Cioè lo cercano proprio su perché Google. loro lo comprano, poi probabilmente vedono dietro Valentini Luciano, Romano, c'è la foto, meccatronico, se lo vanno a mi si cercare. presentano in officina col libro in mano Per e l'autografo. vogliono Cose l'autografo. belle. Una ragazza l'altra sera mi ha detto, una ragazza, una signora, mi ha detto grazie perché voi mi avete reso l'estate più felice, una cosa del genere ha Sì, ho detto. passato una bella estate grazie a È voi. stata, guarda, è stata una Ferma. cosa che mi ha veramente colpito, il fatto che grazie, sono io che ringrazio lei, non lei che ringrazia me. E ogni volta che mi capita di riaprire questo libro, sinceramente dico, Ma l'ho non mi scritto sembra di io. averlo fatto io. Cioè, veramente, dico, ma, cioè, mi è proprio venuto bene. Ritrasportato dal genio. Tant'è vero che adesso me l'hanno chiesto un altro, ma io ogni volta che vedo questo dico, non mi verrà mai come questo qui. Cioè, ho questa impressione. Allora, è lunghissimo però, eh? No, è troppo lungo. È troppo lungo, No, tu però. dovresti raccontare solamente il pezzo finale, secondo me. Allora, Ok. Raccontagli in due parole diciamo, Bob Dylan. Bob Dylan è un personaggio stranissimo. Cioè, è un genio, Bob Dylan è un genio. Qual è la cosa di Bob Dylan? Che lui non è stato mai fine a se stesso, perché lui nasce come cantautore di protesta, ok? Quando poi, insieme alla Beth, volevano che lui continuasse a fare il cantautore di protesta, lui decide di non esserlo più e diventa cantautore rock, ok? Quando gli dicono, tu sei un grande cantautore rock, lui diventa folk. E poi lui era ebreo. Quando gli chiedono di portare avanti la causa ebraica, lui diventa cristiano. Quando gli dicono di portare avanti la causa cristiana, diventa ateo. Cioè, Bob Dylan, Disattendeva lui tutti. disattendeva tutti. Cioè, come vedi, cioè lui gli hanno dato un premio Nobel e lui è andato a ritirarlo dopo 6 mesi. Quando passerò per la Svezia verrò a prenderlo. E questo è il personaggio. Era un uomo che non, un artista che non voleva Non essere vuole perché è ancora schiavo vivo. del sistema e del suo star system e anche del suo pubblico. Non gliene è fregato niente di Niente. disattendere anche il Non gliene pubblico. importava. Tant'è vero che qui raccontiamo anche. A un certo punto lui era talmente richiesto che gli chiedevano le musiche per i film. E fai nuovi concerti e scrivi un libro e scrivi un disco e fai un disco no. A un certo punto lui ha fatto finta di avere un incidente in moto, è sparito insieme alla moglie, sono spariti e si sono presi un anno di sabbatico, proprio Chiudo la lontani dalle finestra, scene. un anno sabbatico. Lui era proprio un personaggio ed era un personaggio a differenza di adesso. Noi vediamo quelli che stanno su Novella 2000 che si augurano che un giornalista parli di loro, perché magari non ne parla nessuno. Bob Dylan al contrario, lui aveva proprio i giornalisti fuori casa che addirittura andavano a guardare dentro al secchio della Mondezza quello che buttava, Vero. per poi anche per dirgli del male, insomma. Guarda, per il cane compra i croccantini più costosi. Addirittura la moglie usa questa marca di smalto che è Consumistica. consumista e addirittura era arrivata a dirgli butta via i sacchi della Mondezza color verde come il colore dei dollari. Sì, Cioè, vabbè. questo per. Allora, c'è la parte finale quindi una volta capito il personaggio Bob Dylan, questa parte finale, credo di averla scritta io, mi Sì, sta sbaglio? qui. Infatti, questa parte qui, che dice il rapporto artista-fans. Merita una piccola riflessione.
Non tutti gli artisti amano consegnarsi totalmente ai propri seguaci. Io questa parte l'ho sentita molto perché chiaramente essendo una persona che fa i video, che ha un piccolo seguito e tutto quanto, è facile Nel tuo che piccolo anche tu hai avuto sì, che ti le... arriva il messaggio o comunque il commento dove vieni criticata per una o un'altra cosa, perché? Perché disattendi le aspettative di qualcuno che su di te si è fatto un film, no? Sì. Quindi ci sono artisti che tutto quanto hanno da dire lo esprimono con le proprie opere e non sempre esse vengono interpretate da chi ascolta nel modo in cui l'artista intendeva dar forma al suo pensiero. Cioè, ognuno proietta qualcosa di suo che all'artista neanche è passato per la mente, Certo, ok? certo. Come accade quando si leggono testi profondi, mi viene in mente la lettura delle Sacre Scritture, ognuno riesce a leggere quello che ha bisogno di ascoltare in quel momento, in risposta a un dilemma personale. Nelle canzoni questo accade ogni giorno, cioè se uno ascolta una canzone d'amore è ovvio che ci proietta la sua La sua storia storia. d'amore, certo. I biblisti la chiamerebbero rema, cioè una parola personale, dedicata, diversa nel modo di intenderla, calzante come risposta a un quesito interiore. Questo succede anche nella libera interpretazione di un brano, sia esso espresso in modo semplice, ancor di più quando ermetico. Sull'ermetico la gente ci costruisce sopra i libri, i film proprio. Queste risposte che i fans ricevono dai loro idoli dà luogo ad un legame intenso, quando non morboso, con l'artista stesso e vorrebbe limitarne la libertà espressiva, le evoluzioni personali. I cambiamenti visti come veri e propri tradimenti da coloro che dipendono letteralmente dal disegno mentale autoprodotto, cioè la proiezione attribuita Di all'artista. questo possiamo dire due episodi. Uno proprio su Bob Dylan. Praticamente lui che faceva? Cominciava il concerto lui e chitarra. A un certo punto entravano la band e cominciava la parte rock. Ci sono state persone che sono andate e hanno staccato i fili Mamma mia, perché volevano Bob il Dylan, lui e delirio chitarra. proprio, il delirio. Oppure a Claudio Baglioni, Sì. questo l'ho raccontato proprio Claudio Baglioni, in un concerto negli anni 90. Ha Lui ha personalizzato. cambiato questo piccolo grande amore. Una signora, anche avanti con l'età, si è sentita, è salita, era al teatro, è salita sul Tu non palco, lo puoi gli ha levato il fare. microfono e ha detto: lei non può fare questo perché questa canzone non è più sua, è di tutti. Quindi noi non vogliamo che lei la cambi. Capisci? Delirio di onnipotenza del bambino interiore? Vabbè, allora, questo sordo rancore che i fans nutrono poi per il malcapitato potrebbe essere tradotto in psicologia come una sorta di sindrome rancorosa del beneficato. Qualunque variante inaspettata da parte dell'artista, che può essere una conversione spirituale, un ripensamento politico, una maturazione che lo porta a cambiare atteggiamento, persino un divorzio, Certo. viene interpretata come un vero e proprio tradimento. Io quando mi sono separata da Carlo, c'è stata una persona che mi ha scritto: io non me lo aspettavo. Cioè, a Certo. vedervi, non me lo, cioè, quasi che la delusione del mito crollato di una coppia che la persona vedeva come perfetta, in qualche modo si è sentita tradita questa persona, no? Certo. In grado di produrre nei fans atteggiamenti di giudizio, ingratitudine, che possono sfociare in vere e proprie rappresaglie. È stato proprio il caso di Bob Dylan, che ad un certo punto della sua carriera fu accusato di aver ceduto a modelli consumistici e ci fu chi andava a rovistare nella sua spazzatura alla ricerca di prove inconfutabili del misfatto sotto forma di scontrini per acquisti voluttuari come un rossetto di marca costosa della moglie oppure ricevute del veterinario per curare il cane, considerate evidentemente dei lussi borghesi. Ti rendi conto? Fu addirittura accusato di utilizzare sacchi della spazzatura di colore verde come il colore dei soldi che stava accumulando in banca grazie al successo che i fans gli stavano regalando. Cioè, tu sei ricco per merito mio, devi vivere come dico io, Certo, ok? bravo, questo è il... Al giorno d'oggi basta seguire pagine dedicate ad artisti come Francesco De Gregori per notare come un'evoluzione caratteriale, cioè da orso sempre arrabbiato a uomo maturo, consapevole e più sorridente, non sia gradita da parte di chi pretenderebbe che le persone non cambiassero mai, come fossero caricature, marionette viventi tirate dai fili pretenziosi di chi struttura delle vere e proprie proiezioni. L'abbiamo scritto noi, eh?
Questo ho scritto proprio io in questa parte, ma qui ci sarebbe da leggere pure tutto il prima che hai scritto tu, che è bellissimo, che racconta veramente l'evoluzione anche spirituale, no, di Bob Dylan. Artisti i cui brani o le poesie o i films sono solo micce interpretabili in migliaia di modi diversi, sempre pronte ad esplodere. Ecco che allora l'artista diviene proprietà del suo seguace. Tanto da costringere il primo a mettere in chiaro la propria libertà, come fu per Francesco De Gregori nel brano Guarda che non sono io, dove cercò di far capire che nella sua semplice quotidianità, simile a quella di chiunque, essere fermato per la strada, sentirsi chiedere il significato di una data canzone, sentirsi quasi costretto a rispondere ad una silenziosa quanto inopportuna pretesa, diventa per l'artista motivo di sorpreso, disappunto. Ogni cambiamento si tramuta in delusione per i fans, autoeletti come proprietari dell'artista e del suo successo. In quel brano, contenuto nell'album del 2010, Sulla strada, non da tutti capito a fondo, c'è molto De Gregori, ma c'è molto anche Bob Dylan. E la frase di questa canzone, Guarda che non sono io, che noi abbiamo riportato nel libro, dice: Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome. Si ferma e mi ringrazia, vuole sapere qualcosa di una vecchia canzone. Ed io gli dico: scusami, però non so di cosa stai parlando, sono qui con le mie buste della spesa, lo vedi, sto scappando. Se credi di conoscermi, non è un problema È mio. bellissima sta canzone. Bellissimo. Cioè, veramente il fan pensa di conoscere Sì. l'artista attraverso le sue canzoni. Sì. E De Gregori è un altro che comunque ha sempre andato contro se stesso, eh? Cioè io mi ricordo l'anno nei primi anni 2000, lui andò ospite da Maria De Filippi Mamma mia, e l'hanno l'hanno massacrato! L'hanno massacrato, l'hanno massacrato! massacrato. Tu non ti rendi conto quello che non sono riuscito a leggere io. E non c'erano ancora i social come oggi. Se fosse stato oggi sarebbe stato ancora peggio. Perché adesso, oggi come oggi un social ti distrugge. Infatti oggi gli artisti si ritirano. Infatti tanti mi chiedono quando andiamo a presentare il libro, perché i cantautori non scrivono più canzoni? Per questo motivo. Perché se un cantautore scrive una canzone oggi sui social sicuramente qualcuno se sentirebbe attaccato. Succederebbe E succederebbe, io l'apoteosi. mi immagino l'avvelenata di Guccini scritta oggi. Provate Mamma mia. ad ascoltare l'avvelenata di Guccini, il testo intero, e provate a pensare se fosse stata scritta oggi. Ma perché? Quello che non Voglio una donna di succederebbe. Vecchioni? Voglio una donna di Vecchioni, ma troppe me ne vengono in mente. Finale. Ma negli anni in cui il cantautorato era ancora più significativo, negli anni di piombo, al cambiamento, pur quando lieve dell'artista, seguivano gesti violenti, come fu, sempre per De Gregori, il vero e proprio rapimento pubblico e processo che subì sul palco durante un suo concerto. Di questo racconteremo più avanti, infatti più avanti nel libro c'è questo racconto. Quello che appare in sostanza è che più un personaggio si nega, più nasconde il suo lato umano e quotidiano, maggiore sarà il livello di aspettativa e di costrutto mentale. Infatti, l'aggressività nei confronti di Fabrizio De André era mitigata dal suo dialogare con il pubblico durante i concerti. Se qualcuno aveva delle contestazioni da fare, lui usava far salire la persona sul palco e dargli voce al microfono, interrompendo persino il concerto e non temendo la critica. Forse il suo amare l'umano gli permetteva di accogliere i propri errori al pari della critica che questi attiravano. Oggi, attraverso i social media, l'atteggiamento più friendly di alcuni artisti li umanizza, rendendoli più accessibili e un certo tasso di aggressività viene mitigato. Artisti del calibro di Dylan e De Gregori, con la loro riservatezza, sono sempre più rari, mentre accade sovente che un artista preferisca consegnarsi ai suoi fan nella sua forma più semplice e quotidiana, col vantaggio di vedere aumentare il suo pubblico, a scapito però della sua vita privata. Sarà la parte del libro che abbiamo voluto condividere con voi. Ok? Allora, qui che ci dicono di Costanzo, Giada dice: nel prossimo libro metti anche Maurizio Costanzo, Luciano? Racconti di Costanzo? Non lo so se c'è sta qualche canzone dedicata a lui, non lo so.
Diciamo So che che lui ha scritto qualche canzone anche per Mina, se telefonando è di l'ha scritta Costanzo. lui. Luciano adesso sta scrivendo praticamente il prequel di questo libro qua, Sì, il perché prequel. questo va dal 58 al 95. Sì, e noi adesso ne stiamo facendo uno che parte dal 600 avanti Cristo fino al 58 che si riaggancia a Sì. questo. Miss Lady dice Costanzo, secondo me è un volpone. Qualcuno Hai ha scritto qual è il ragione. vostro cantante Sì, qual è il preferito? nostro cantante I italiano cantanti preferiti preferito? sono tanti. Allora, secondo me il mio preferito è Fabrizio De Pure André. il mio. Però poi c'è Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Ivan Vecchioni, Graziani, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Francesco Guccini, Battisti, Fossati, sono Baglioni. tanti, però il Sono preferito. tanti, sono tanti, sono tanti. E sono tutti passati per la cosa che abbiamo detto prima. Quell'aurea di cultura che ha preso l'Italia In quegli anni, che in questi anni. in quegli anni. Sì. Un Per esempio, ieri è uscito il nuovo disco di Ivan Graziani, inedito tutte canzoni inedite che il a figlio ha più trovato di in un 20 anni dalla sua cassetto, morte. riarrangiate, e è uscito il disco che io non vedo l'ora di È già sold ascoltare. È out. già finito. Fortunatamente, quello che rimango colpito è che la gente ancora compra i dischi di questi artisti. Guccini ha fatto due Perché dischi. avevano qualcosa da dire, Allora, certo. cioè, non è Rolls Royce, soldi, soldi, cioè, Ormai si capito? parla, E infatti dai, nelle su, canzoni di oggi si per parla solamente favore. di loro stessi, e qui si parla del sociale. Evidentemente la gente colpisce, anche l'altra sera a vedere il cacciatore che c'era, il cinema pieno. Sì. Noi siamo andati, vabbè, ma saremo solo noi. Era pieno il cinema, tutti a vedere il cacciatore. Quindi Cacciatore, il non cacciatore. calciatore, E cacciatore. quindi la gente evidentemente ha voglia del passato, c'è poco da fare. Perché c'erano i valori, C'erano i valori, c'erano c'erano i i valori. valori, c'erano i valori, che nel cinema sono un po' rimasti, fortunatamente. Bene, dopo questo momento intenso, insieme abbiamo voluto condividere un po' di cose belle culturali. Siamo partiti dai film, siamo andati a finire alla musica. Vi ringraziamo tanto per la vostra compagnia e se non faccio pasticci, condivido questa diretta sulle stories in modo tale che chi è arrivato un po' all'ultimo possa rivederla. Tra pochi minuti la trovate, nelle stories. Grazie di questo tempo insieme. Buona serata di domenica a voi. Non mangeremo pizza, mangeremo Basta. pasta perché sennò questo mi va in astinenza da E glucosio. da carboidrati. Però abbiamo comprato il mojito. Eh sì. Abbiamo comprato il mojito, quindi dopo cena ci sarà un piccolo momento Forse di. cominceremo qualche correzione al nuovo libro. Sì, perché lui ha fatto due capitoli quando io stavo a Bologna settimana scorsa e devo ancora correggerli, devo ancora ripassarli sotto il mio editing feroce, ferocissimo. E poi domenica prossima sarò di nuovo a Bologna, lui starà da solo, quindi immagino che andrà un pochino avanti. Sì. Grazie, Bene, grazie, grazie della compagnia, vi vogliamo arrivederci. bene, ciao! Che bella.